a bordo. Ok, cinturiamoci e andiamo. Ciao a tutti e benvenuti di nuovo nuovamente sul mio canale. Oggi siamo presso il campo di volo degli Castagnoli Piemonte, sede dell'Icaro Fly School, e andiamo in volo con un aereo che non è molto semplice da vedere in Italia, nonostante sia italiano, anzi, bell'aeroplano partenopeo. Stiamo parlando del Technamaster, dell'amico Angelo che ringrazio nuovamente per l'ospitalità a bordo, l'erede del P2002 Sierra, una labassa in metallo pensato per lo più per il mercato LSA americano, ed in effetti negli States ne volano veramente tanti. Era stato presentato ad Aero 2013 in occasione proprio dei 65 anni della fondazione della Technam, e rappresentava un po' una svolta nella produzione della Technam. Sì, perché il nome Astore fa riecheggiare le origini della Technam, quando i fratelli Luigi e Giovanni Pascale svelarono dal loro garage in centro Napoli il loro primo monomotore in tandem ad ala alta con un Continental da 65 cavalli, il P48 Astore, appunto. Ok, ci vediamo a bordo, è ora di salire. Voilà, saliamo a bordo. Ups. Non distruggiamo l'aeroplano. Allora, 1, 2, 3, prova. Forte e chiaro, dicevi? 5 su 5. Ok. Ok, cinturiamoci e andiamo. Throttle idle. Aria tutta. E ricalibra e avviamento. Grazie. Ok, freni, destra libero, avanti libero, sinistra libero. Elica! Eccoci qua che abbiamo messo in moto. Adesso che aspettiamo che il motore incominci a scaldarsi, vediamo un po' che cosa è cambiato rispetto al P2002. Beh, sicuramente ad un aspetto decisamente più profilato, con una sezione superiore della fusoliera che è raccordata in maniera impeccabile e con un uso impeccabile delle piegature delle lamiere a tinlega leggero.
Una piegatura che spicca, come avete visto prima, soprattutto guardando il musetto, che è molto più aggressivo, grintoso e massiccio rispetto al suo predecessore. Ma eccoci a bordo. Nuovo Astore qua, rispetto al suo predecessore, è completamente un'altra categoria. Punta molto al comfort, all'ergonomia offerta ai piloti. L'accesso a bordo è semplice, come avete visto, grazie al predellino anteriore. I sedili sono molto avvolgenti e Canopy è disegnato sicuramente anche per gente come me, che è alto più di 1,80 m. Sicuramente l'ispirazione è più automobilistica che da aeroplano ultraleggero. Beh, in effetti io ho volato più di una volta sul P2002 Sierra e devo dire che non ci stavo così bene. Ok, siamo in attesa che l'altro nostro aeroplano decolli e facciamo gli ultimi controlli. Poi riguardo al secondo aeroplano lo vedrete prossimamente sul canale che cosa succederà. Adesso stiamo facendo la prova a magneti, 4000 giri, spegneremo il magnete sinistro e destro e deve scendere di 200 giri, ecco il primo, 3 e 8, va benissimo, secondo, e di nuovo bot. Perfetto, magneti perfettamente funzionanti. Ok, ci stiamo allineando e siamo pronti per il decollo. Buona visione! Abbiamo staccato le ruote più o meno ai 90 km all'ora, adesso abbiamo ancora i flap dentro, generalmente questo aeroplano sale ad una orata di salita di 6 metri al secondo. Adesso retariamo i flap e che vediamo ancora estesi, eccoli qua che li abbiamo retratti. E andiamo a intercettare il secondo aereo, poi vi spiegherò bene o capirete in un altro video che cosa stiamo facendo, ecco. Beh, l'esemplare di Angelo, come potete vedere, è una struttura completamente full glass cockpit con un Garmin, autopilota e elica a passo fisso.
Molto bene, siamo configurati per la salita, adesso andremo verso le montagne, verso il Monviso, godetevi il volo. Dalle immagini precedenti credo che avete inteso qual era l'oggetto di questo volo. Adesso siamo in crociera, come potete vedere dagli strumenti siamo ad una velocità di crociera di circa 220 all'ora con un 75% di manetta a 5000 giri motore che per una capacità di serbatoio di 110 litri potete capire quanta strada può fare
questo apparecchio consumando più o meno un 17 litri ora. Abbiamo appena fatto un passaggio veloce con l'altro aeroplano sul campo, e abbiamo diminuito manetta e ci stiamo configurando per l'atterraggio. Siamo in sottovento sinistro 3.5 per Castagnola, tra un po' metteremo i flap. Angelo trima l'aeroplano e configura l'aeroplano per l'atterraggio. La velocità di avvicinamento sarà più o meno intorno ai 90 all'ora, considerando una velocità di stallo a full flap di 65 km all'ora.
aeroplano parcheggiato, grazie a tutti per la visione, mi raccomando se non l'avete ancora fatto, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima! Bel voletto. Piaciuto? Ciao.